Ernesto Gismondi, Artemide, quest'anno innovazione avanguardia, avete delle collaborazioni importanti con Carlo Ratti, con Philip Run. Sì, questo c'è un, come si chiama, è un derivato da scuole molto importanti, da ricerche molto importanti, e noi ci teniamo molto perché è proprio da queste ricerche che si rivolgono a un problema, non a una lampadina in particolare. Quindi dalla ricerca passiamo all'innovazione, cioè a riuscire a prendere i risultati ottenuti e fare degli apparecchi nuovi, dove l'innovazione è fondamentale, perché se no, se uno continua semplicemente a fare il verso a se stesso o il verso a altri produttori, altri industriali, no. Stava parlando della ricerca e dell'innovazione, in che direzione sta andando? Sta andando una direzione che si è rivelata molto importante, la scomposizione della luce, che abbiamo presentato questa volta, questo studio, dove si vede molto bene che tu vedi solo quello che tu riesci a percepire, non è la verità. Non c'è la verità chi la sa. E quindi è molto importante sfruttare, interpretare molto bene questo per riuscire a fare degli apparecchi di illuminazione veramente indispensabili e quindi che possono andare bene.